Per il video di Code Academy di oggi volevo cercare dei codici sorgenti su Reddit, GitHub, ovunque li avessi trovati, che facevano vedere un po' di robe di programmazione, magari non tanto belle. Tuttavia, non le ho trovate. O meglio, ne ho trovate un paio, ma non era tanto materiale abbastanza per farci un video. E quindi sono riuscito a trovare 10 meme, o memes, non so come si dice, come li dite, fatemi sapere nei commenti la pronuncia, che in maniera molto esilarante fanno vedere 10 pratiche di programmazione in Python che si dovrebbero evitare. E quindi oggi parliamo giusto di quello. Dunque, vediamo, il primo meme è il classico tizio, oh, yes, in cui qui accanto abbiamo la funzione open che apre un file, in questo caso txt, in sola lettura, fai qualcosa e poi lo chiudi. Questo non va bene perché dovremmo utilizzare il blocco with, che fa la stessa cosa, però con l'aggiunta che all'uscita dal blocco with, in automatico il file si chiude. Ora, per chi non sa questa cosa, il motivo è perché funziona? Perché il blocco with di Python, che lo so che si trova anche in altri linguaggi di programmazione, però noi parliamo di quello di Python, all'ingresso, cioè qua, invoca un metodo speciale che si chiama enter. All'interno dell'oggetto che viene creato da questa istruzione qua, e il risultato di questa operazione viene messo all'interno della variabile fd, quindi in questo caso noi sappiamo che se esce un oggetto, se c'è un metodo enter, c'è anche un metodo speciale exit. Il metodo speciale exit, tra le altre cose, si occuperà di chiudere il file. Questo metodo speciale exit viene eseguito quando abbiamo eseguito l'ultima riga del codice all'interno del blocco with. Quindi, in buona sostanza, se utilizziamo il blocco with, non dobbiamo chiudere il file. E così siamo sicuri di averlo sempre chiuso e non lasciamo niente di appeso nel nostro sistema operativo che poi si inca***a, perché dice, ah, quel file è ancora aperto. Abbiamo qua un Pokémon, non so quale Pokémon sia, è un Pokémon. Qua sta creando un dizionario utilizzando la funzione built-in dict che prende una lista di tuple in cui la lista è creata mediante list comprehension, ok, e la tupla praticamente qui abbiamo chiave e valore. La chiave è i e il valore è il quadrato di i. Sembra tutto a posto, è una linea di codice che fa un dizionario utilizzando la list comprehension, ok. Ah, però qua ti dice di utilizzare dictionary comprehension. Coppia chiave e valore per i che va da range da 1 a 10. Perché questa è più bella di questa? Sono entrambe di una sola riga. Molti programmatori Python amano fare tutto in una sola riga. Quindi perché questa è più preferibile di questa? Beh, suppongo che perché questa è direttamente diction comprehension, invece qua vai da list comprehension e poi lo converti in dizionario. Ma ci potrebbe essere anche un qualcosa inerente all'efficienza. Secondo voi, creare un dizionario così o crearlo così, questo è più veloce di questo? Andiamolo a scoprire. Va bene, io qua ho creato un piccolo codice che crea 10.000 dizionari nei due modi, modo 1 e modo 2. Esattamente come faceva vedere il meme, però anziché di creare dizionari di 10 elementi, li creo semplicemente di 10.000 elementi. E la domanda è quanto tempo ci sta a fare questa operazione, quella che non si doveva fare, e quanto tempo ci sta a fare questa operazione, quella che si dovrebbe fare? Questa sarà più efficiente di questa? Non lo so, lo scopriamo. Ho creato due liste che per ognuna di queste due operazioni io mi conservo i tempi. Ho chiamato time dict e time comp per comprehension, in cui mi salvo i tempi e poi io, quando tutti questi sono finiti, calco la media e stampo a schermo il tempo medio per eseguire ciascuna di queste due operazioni. Eseguiamo. A few moments later. Forse con 10.000 iterazioni ho esagerato. Quanto tempo ci può stare a fare 20.000 dizionari con 10.000 elementi ciascuno? Alla fine non sto pretendendo tanto. 12 seconds later. Ma no, non finisce più. 3:28 a.m. One eternity later. Vabbè, qua non finisce più, andiamo avanti. Abbiamo un metodo getPersonage, prende un nome, da un database
prendiamo un nome. Se persona, restituisci la persona, altrimenti restituisci non. Il modo giusto sarebbe, abbiamo sempre il metodo get personage, prendi il nome, abbiamo sempre questa chiamata, questo database, if not person, raise exception. Ah, raise exception. Allora, io sono d'accordo con questa, però mi ha fatto pensare che una volta, tanto tempo fa, addirittura prima che io iniziasse a fare il dottorato, feci un colloquio per un'azienda. Ora io considero questo colloquio una barzelletta, in cui, tra le altre cose, mi hanno messo davanti del codice Java, in cui mi dissero, guarda, trovo tutti gli errori che c'è in questo codice Java. Mi ricordo che erano due pagine. E ho detto, nella fattispecie, che tipo di errore devo trovare? Mi fa, qualsiasi. Allora, c'erano degli errori di matematica, che quelli li ho trovati, e poi c'era un metodo che faceva la ricerca di qualcosa, non mi ricordo, in cui nel caso in cui la ricerca falliva restituiva a meno uno. Io ho segnato quell'errore, lui mi fa, ah, ma perché hai segnato questo errore? Anzi, questa è l'unica cosa giusta. Ho detto, guarda, restituire meno uno è una cosa che si fa con la vecchia programmazione in C, in Java ci sono le eccezioni. Ah, no, le eccezioni, questo nel caso di usare le eccezioni, si usano per quando c'è un errore, qua, là. Vabbè, se vuoi utilizzare meno uno, cioè le eccezioni sono state inventate appunto per togliere i casi del vecchio sì, vabbè. Lui non si era convinto. Tra l'altro lui mi ha detto, si vede che tu non sei abituato a lavorare in azienda. Ti c***i. Ora, il fatto è che non mi ricordo manco più quale fosse questa azienda, perché vorrei mandargli tipo questi video, ho detto, guarda, mi sa che non hai capito un c***o di me, quindi, vabbè. Adesso se la stessa azienda mi dovesse assumere, penso che non c'è stipendio che mi basterebbe, perché non potrebbero mai farmi un'offerta degna di quello che sono io, di quello che attualmente prendo. Comunque, lasciamo perdere. Andiamo avanti. Pikachu, di Detective Pikachu. Qui abbiamo un dizionario che ha come chiave una stringa che identifica una valuta. USD e US dollar, ok. Se INR significa Indian Rupee, è all'interno di CMAP, fai quella cosa, altrimenti name undefined. Tutto si può fare in una sola riga, utilizzando il metodo get, in cui se non c'è questa chiave, restituisci il secondo parametro, che in questo caso è undefined. Bellissimo. Oh, c'è Alice nel Paese delle Meraviglie. For code in CountMap, name uguale CountMap di code. Va bene, qui dice di utilizzare praticamente il metodo items, che restituisce un generatore in cui ogni elemento è una tupla di code e name. Va bene, dai, code. Poi perché lo chiamate code e name? Ah, perché è country code, ok. Poi ci abbiamo la variabile fruits uguale list. No, la lista si crea così. Beh, è una questione stilistica, questo è tutto zucchero sintattico. Non credo ci sia un discorso di efficienza come poco fa. Eventually. Mi ero scocciato di aspettare i programmiz e l'ho eseguito sul mio computer locale. Quindi vediamo i risultati. Praticamente con il dizionario sul mio Mac ci sta 5 millisecondi, va bene. Con Diction Compression ci sta 4 millisecondi. Con i due metodi la differenza, almeno sul mio computer, non è moltissima. È di 0.6 millisecondi. Tra l'altro sto pure facendo 10.000 prove, quindi è proprio, siamo proprio lì con lì. Nella media Diction e Compression ci sta di meno, quindi secondo me preferire questa forma da quest'altra è una cosa puramente stilistica di codice. Meanwhile, Morty di Rick e Morty ci dice def get number min e max uguale 1.10. Questo significa che se questo parametro non passiamo alcun valore, il default è una lista di 1 e 10. Il metodo giusto è get number min max uguale non, if min max is non, assegna min max uguale 10. Qualcuno potrebbe dire, perché questa cosa? Questa è una cosa molto subdola di Python, è una cosa molto subdola, sì. Per spiegarla mi occorre del tempo. Questa lista è conservata nello heap. Ogni volta che viene chiamato questo get number e non passiamo nessun valore a min-max, l'oggetto di questa lista sarà lo stesso, cioè non sarà una nuova lista, sarà la stessa. Quindi se facessimo delle modifiche a questa lista,
all'interno del metodo getNumber, quella modifica sarà poi visibile anche alla prossima chiamata del metodo getNumber. Quindi ecco perché è meglio fare questa cosa, perché questa siamo sicuri che crea una nuova lista, perché qua, poiché lo stiamo utilizzando come parametro di default di questo metodo, questo in realtà non viene creato di volta in volta, ma viene messo nello heap. Se chiamo la funzione con un parametro che passo io, non dovrebbe succedere nulla, ma se gli passo niente, dovrebbe appendere 2 volte 10. Vediamo se è vero. Ed è qua. Nel primo caso in cui ho passato la mia lista, lui prende 1 e 2 e aggiunge 10. Tra l'altro, se io faccio qua la stessa cosa, 1, 2, 10, 1, 2, 10, perché questa lista viene creata di volta in volta. Nel secondo caso, in cui non passo getNumber, utilizza il parametro default, in cui appende 10. Quindi ho 1, 10 e quello appeso 10. Ma alla volta successiva che viene richiamato, poiché, come dicevo, questa lista viene salvata nello heap e quindi rimane persistente, tu vedi che è aggiunta un'altra volta. Quindi ecco perché avere una lista come parametro default non è la cosa migliore da avere. Qui la scimmietta sta controllando se una variabile i è un intero o un float e fa semplicemente due chiamate a is instance. Questo lo si può abbreviare con if is instance di i, e mettiamo all'interno del secondo parametro una tupla con i due tipi che vogliamo controllare. Questa è una cosa che non sapevo. Dobbiamo controllare se una variabile è uguale a 1, uguale a 2, uguale a 3. Nah, non facciamo questo, facciamo questo. L'unica differenza è quando faccio una cosa del genere io, anziché farlo con una tupla, lo faccio con una lista, ma vabbè, siamo sempre là. Infine abbiamo Keanu Reeves, in cui usiamo la funzione built-in sorted, in cui abbiamo una lista che vogliamo ordinare per la lunghezza di ogni valore. Magari questa sarà una lista di una lista, una lista di tuple, non lo so. Quindi qua viene creata una lambda expression, lambda k di len k. Il trucco è, perché creare una funzione attorno a un'altra funzione quando, a parte richiamare quell'altra funzione, non si fa nulla? Basta passare len, che è già una funzione built-in di Python. Benissimo, pinguini, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se questo genere di video, in cui faccio vedere le pratiche non tanto belle di un linguaggio di programmazione, oggi ho trovato questo qua di Python, nella speranza che vi abbia trasmesso qualcosa. E quindi, come vi dicevo, nei commenti ditemi cosa ne pensate e consigliatemi qualche altra risorsa. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a questo punto e vi rimando agli altri video di Code Academy, e non solo, anche quello di Underwood, Storia, tutti quello che volete voi. Andatevi a ripescare tutti. E quindi, grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao, Kino.